con il preparatore dei portieri del capistrello Andrea Capodacqua, oggi sostituiva sostanzialmente il tecnico del capistrello fermo per squalifica. Insomma, da dove partire? Una prestazione a due facce, perché un primo tempo un po' contratti, poi nella ripresa è uscito fuori forse il vero capistrello, anche quello che abbiamo visto 3 giorni fa nei 90 minuti complessivamente con l'angolano. Beh, sì, il primo tempo è stato, penso, dispendioso un po' da parte di tutte e due le squadre, specialmente per noi. Gran caldo, quindi tanta fatica nei recuperi e abbiamo pagato soprattutto nella nostra parte fisica, diciamo, l'approccio al primo tempo. Però poi, ragazzi, anche nel primo tempo abbiamo creato, insomma, ci sono state delle occasioni favorevoli per noi. È normale, non eravamo lucidi, però merito anche del Lanciano, che il primo tempo fisicamente ci ha tenuto testa. Quindi poi al secondo tempo sono entrate delle forze fresche e, insomma, si è visto il vero capistrello che oltre al pareggio meritavamo anche la vittoria, con l'azione soprattutto di Franchi che tu per tu, insomma, ha spedito fuori. Però ci sta questo, ci sta la risposta complessiva, una partita maschia, una partita. Non ci siamo risparmiati né noi né loro. Ecco, poi alla fine qualche episodio un pochettino, qualche intervento scomposto, se non altro per la grande fatica, la temperatura pazzesca oggi, il gran caldo di oggi. Però penso che il risultato alla fine possa premiare il Capistrello per un motivo e Lanciano per un altro. L'avevate preparato in questo modo, cioè puntare nel secondo tempo magari con un turnover massiccio, penso ad esempio a Franchi o a qualcun altro, a Di Renzo per esempio, e vi aspettavate un Lanciano così agguerrito oggi? Ma noi ce l'aspettavamo il Lanciano agguerrito, perché Lanciano è lo stesso nome che ti porta a dare tanto, no? E il Lanciano di Avezzano, penso, non era quello, non era quello. Ci aspettavamo un Lanciano tosto, un Lanciano che sta crescendo anche fisicamente. Oggi si è visto, anche se gli ultimi 20 minuti, 25 minuti, sappiamo tutti che fa fatica. È proprio lì che abbiamo cercato di approfittarne, ci siamo riusciti. Ripeto, Capistrello, anche nel primo tempo ha dimostrato, abbiamo avuto 3, 4, 5 occasioni, belle azioni. Ecco, un po' di lucidità sottoporta, lì il primo tempo ci è mancato. Poi il secondo tempo invece, forze fresche nostre, un po' di calo fisico loro. Penso che il risultato 1-1 è giusto, ma potevamo anche raccogliere qualcosina in più.